Sono Alberto Andriolo, dirigente dei settori competitività e supporto delle imprese del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto. La misura 6 del programma di sviluppo rurale persegue l'obiettivo dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese regionali, favorendo il ricambio generazionale mediante l'insediamento di giovani agricoltori, la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle extra agricole nelle zone rurali, al fine di sostenere l'occupazione e il presidio del territorio mediante l'attivazione di tre tipi distinti di intervento. Con l'intervento 6.1 si sostengono i giovani che si insediano per la prima volta in qualità di capi azienda e che danno vita a realtà imprenditoriali competitive, rispettose dell'ambiente ed integrate nel territorio. Mediante l'attivazione del pacchetto giovani, il richiedente potrà accedere, oltre al premio per l'insediamento, anche al sostegno previsto per la misura per l'ammodernamento delle aziende agricole, intervento 4.1, o quello previsto a favore della diversificazione delle attività agricole, intervento 6.4.1. I giovani, al momento della presentazione della domanda, dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni ed essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando. Il premio per l'insediamento è pari a 40.000 euro, mentre il sostegno previsto per le altre misure attivate può variare tra il 40 e il 60% della spesa ritenuta ammissibile. Con l'intervento 641, la Regione incentiva la diversificazione delle attività agricole attraverso la creazione o l'ampliamento di funzioni e servizi alla popolazione rurale, quali lo sviluppo di fattorie didattiche e sociali, lo sviluppo dell'agriturismo, o servizi a tutela dell'ambiente o a favore della produzione di energia da reflui zootecnici. Per tali iniziative è previsto un contributo in conto capitale che varia dal 35 al 50% della spesa ammissibile. Per favorire l'occupazione in territori rurali, in particolare in zone marginali e di montagna, con l'intervento 642 sono previsti incentivi a favore di soggetti che non sono imprenditori agricoli e intendono avviare o ampliare attività extra agricole di tipo artigianale, turistico o di servizio sociale. Anche per queste iniziative è previsto un contributo variabile da 35 al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Per le modalità di accesso agli aiuti è necessario fare riferimento ai bandi pubblicati nel bollettino ufficiale regionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali regionali piave.veneto.it o quello istituzionale regione.veneto.it.